Allora, io voglio discutere il campo elettrico, il campo elettrostatico creato da una sorgente sferica di raggio R di carica positiva per il momento. E la sorgente è sferica di raggio R con la carica distribuita uniformemente all'interno della sfera. E io voglio considerare un punto e mi sto chiedendo, questo punto che ho scelto tra l'altro ha una posizione, ha una distanza misurata dal centro della sfera che indichiamo che so con R maggiore di R maiuscolo. All'inizio discuto punti matematici che sono fuori dalla sfera. Io voglio sapere com'è il campo elettrico qui. Potrei però anche chiedere com'è il campo elettrico qui, per un punto che è dentro la sfera. Quindi questo è un punto che avrà una distanza minore di R. D'accordo? Cominciamo col punto esterno. Allora, il campo elettrico qui è la somma vettoriale del campo elettrico creato da tutte le cariche che compongono la sfera. D'accordo? Tra tutte le cariche che compongono la sfera, eccone una. Lui creerà un campo elettrico che è in questa direzione qua. Quindi in questo punto io devo disegnare una freccia che è in questa direzione, perché sto dicendo che la carica della sfera è maggiore di zero. Ok? Quindi la UDR, dov'è la freccia rossa? La UDR cos'è? È il versore che va dalla carica alla sorgente. E quindi il campo elettrico qui è, siccome la Q è positiva, il campo elettrico a questo punto, se dovessi disegnare una freccia gialla là, avrebbe lo stesso verso di questo UDR. Però proprio perché questa sfera è distribuita in maniera uniforme, questa carica che ho scelto tutto arbitrariamente ha un suo gemello dall'altra parte. Cioè deve essere chiaro che il segmento che va dal centro al punto matematico è un asse di simmetria. Per ogni carica che c'è di qua ce n'è uno uguale dall'altra parte. Tutto questo segmento è un asse di simmetria. C'è una carica qui, c'è un gemello dall'altra parte. Se io disegnassi bene, ma non disegno bene, dovete immaginare che questa sia una sfera, c'è sempre un gemellaggio. C'è uno qui, ce n'è uno esattamente dall'altra parte. Perché posso dire questo? Perché la sfera, la carica è distribuita in maniera uniforme. Se la carica fosse stata distribuita in maniera non uniforme, non avrei potuto dire una cosa del genere. Potrei aver avuto una carica qua e niente di qua, perché, oppure molto meno. Invece ho esattamente la stessa quantità di carica di qua, perché io ipotizzo che la sfera è carica uniformemente. Allora, cosa ho detto poco fa? Se questo è una carica e ce n'è un altro di qua, c'è un piano di simmetria. Quindi se questi hanno lo stesso segno, la risultante è così. Quindi dovete capire che ognuna di queste coppie, e questo è 3D, questo che ho disegnato è una sezione del cerchio, della sfera. Dovete immaginare, questa è una sfera, è una sezione della sfera, ma dovete immaginarlo 3D. Quindi questo punto qua, come faccio a rappresentarlo? In questo punto qua ho una carica che contribuisce in questo modo, avrò una carica simmetrica. Ma questa è un'altra carica, la stessa cosa. Pensate a questo punto qui, qua sopra la mia testa. Il vertice di questo. Facciamo così, il vertice. Queste rappresentano le linee che vanno dalla carica al punto matematico. Dovete immaginarlo così. Fate uno sforzo di immaginare questo nella vostra testa. Quindi viene fuori che proprio perché è una sfera 3D, la retta che congiunge, che passa per il centro, è una retta adesso, la retta che passa per il centro e il punto matematico è un asse di simmetria per la sfera. Dovete avere la sfera con un asse di simmetria che passa dal centro al punto. Cambiate punto,
avrete un altro asse, però essendo una sfera, no? Sto usando la simmetria della sfera e quindi il punto matematico individua assieme al centro della sfera un asse di simmetria. Cambiate punto, l'asse sarà diverso, ma il discorso è ugualmente valido. E in questo punto concludete che la risultante, in questo punto, la risultante, quindi non è io sto per disegnare una freccia che rappresenta la risultante, di tutti questi contributi, uno che è di qua, uno di là, uno che, capite? C'è sempre una risultante, ognuna di queste coppie darà una risultante sull'asse e quindi la somma di tutte queste coppie darà comunque una risultante che è così. Spero di averlo detto in maniera sufficientemente chiara. In base a un ragionamento di simmetria, che è la generalizzazione di questo, io so che ognuna di queste coppie mi darà una risultante così. E quindi, a maggior ragione, concludo così. Poi cosa faccio? Dico, immagino un altro punto matematico, anzi ce ne sono un'infinità, che hanno la stessa distanza dal centro. E qual è il luogo dei punti? Quali sono i punti che hanno la stessa distanza dal centro che questo punto ha? È una sfera di raggio R piccolo. Quindi immaginate una sfera matematica, qua ovviamente la mia capacità di disegnare sfere non è granché. Ok? Quindi adesso spero che sia chiaro che la carica è questa sfera rossa. Questa sfera bianca che ho disegnato è una sfera matematica. Ed è, sono tutti i punti che hanno la stessa distanza R. Quindi il raggio di questa sfera bianca è R piccolo, che è più grande di R maiuscolo, che è il raggio della sfera. E anche qua io avrò, per quale motivo mi aspetto di avere un modulo diverso? Sarà radiale, esattamente come questo, ma il modulo che questo avrà, che non so ancora, non so qual è il modulo, io so che è radiale, ma non so qual è il modulo ancora. Il modulo nel punto P, io non so ancora cosa sia. Qualunque cosa sia però, un altro punto su una sfera della stessa, un altro punto che dista dal centro alla stessa distanza, il modulo sarà uguale. Non so quant'è, ma so che il modulo sarà uguale per tutti i punti che sono sulla sfera bianca, la sfera matematica. Per quale motivo questo modulo dovrebbe essere diverso da questo? Ipotizzo che siano uguali. Poi farò esperimenti per vedere se ho ragione. Ma un'ipotesi ragionevole, non è oro colato, ma è ragionevole, è che il modulo qua sia uguale al modulo qua, sia uguale al modulo qua. Quindi io ho tutti i punti, ipotizzo che il modulo sarà uguale, quindi la mia situazione è questa, che dovrebbe ricordare moltissimo quello che abbiamo fatto l'altro giorno, perché è quello che abbiamo fatto l'altro giorno. Quindi invoco adesso la legge di Gauss, e lo invoco, la legge di Gauss mi dice che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è uguale a 1 su epsilon 0 per la carica interna. Questa è la legge di Gauss e la applico a questo problema, dove la superficie chiusa sarà questa. Quindi questa è una sfera, la chiamiamo di Gauss, ed è concentrica sulla carica, sulla sfera rossa, sulla sfera rossa. Dovete distinguere la sfera matematica dalla sfera rossa. La sfera matematica è della vostra testa, la palla di plastica è reale. Ok? Ovviamente. Adesso la applichiamo. Che se ne va? Quanto vale il flusso del campo elettrico attraverso la sfera di Gauss? 1 su epsilon 0, Q maiuscolo, perché la sfera di Gauss racchiude la carica intera, racchiude tutto il pallone di plastica, la palla di plastica.
Quindi questo è 1 su epsilon 0. Oh. Ah. Adesso la parte sinistra, il flusso, io la scrivo come il valore comune alla distanza di tutti i punti alla distanza r per la superficie della per la superficie della sfera di Gauss. Notate che questo è della sfera di Gauss, questo è il raggio della sfera, della sfera bianca. Quindi io mi sto chiedendo quanto vale il campo elettrico in un punto che dista r dal centro. Non lo so, ma quello che so è che quel campo elettrico moltiplicato la superficie della sfera bianca deve essere uguale a Q diviso epsilon 0, e quindi scopro quanto vale, no? È il mio modo per dedurre. Quindi deve essere chiaro che questo viene dall'enunciato della legge di Gauss. La parte sinistra scritta così viene dal capire che cos'è un flusso. Un flusso è in ultima analisi una sommatoria di tanti vettori moltiplicato il vettore area, ok? Allora, se io mi metto tutti questi elementi di area, dove stanno? Stanno sulla sfera bianca. Ma i punti sulla sfera bianca, il campo elettrico, quindi questo diventa E alla distanza R delta AI. Ok? Perché? Perché il campo elettrico in una delle piastrelle, in questo punto qua, io la scrivo, in questo punto qua, la scrivo come E alla distanza R, U di R. Ma l'elemento di area qua, come la scrivo? La scrivo l'elemento di area per U di R. E chi è U di R? È questo, no? E condividono la stessa direzione. Questa freccia e questa freccia sono parallele. Sono parallele. Ma perché sono parallele? Perché ho scelto io la sfera? Maledizione. Deve essere chiaro questo. E voglio fare apposta a perdere un minuto. Perdere un minuto. Supponete che questo, faccio il ragionamento dell'autocollo della carica puntiforme, Questa è la carica puntiforme Q, ok? Se io disegno una superficie di Gauss fatta così, magari è una sfera, ma col centro non dove è la carica. La carica è qua. La carica è qua. Questo, sicuramente per questa superficie vale la legge di Gauss, no? Per questa sfera qua, che non è concentrica perché il centro è lì, vale questo, non c'è dubbio. Perché? Perché la carica qui è dentro la sfera. Ma è vero però che il campo elettrico in questo l'elemento di area, per esempio in questo punto qui, l'elemento di area è così, perché l'elemento di area è perpendicolare alla superficie e quindi l'elemento di area è radiale, cioè questo dA, questo dA è punta proprio verso il centro della sfera. Ma il campo elettrico, poi a posteriori lo sappiamo che è così, il campo elettrico è punta così. E vedete che non sono perpendicolari, cioè non sono paralleli. Voglio peggiorare la situazione. Se questa è la carica Q, questa è una superficie di forma strana. Sicuramente vale questo. È ovvio che vale questo, ma qua l'elemento di area è così, qua l'elemento di area è così, qua l'elemento di area è così, qua l'elemento di area è così. Come sarà il prodotto scalare tra queste frecce e quello del campo elettrico? Sarà complicato, no? Sarà così. Vedete che il loro rapporto col vettore di area è complicato. Perché è complicato? Perché ho disegnato liberamente una superficie che racchiudeva Q. Perché è complicato qua? Perché ho disegnato sì una sfera, ma non è concentrica. Perché qua è semplice? Perché la sfera che ho disegnato è concentrica con la carica. È chiaro questo? Proprio perché sono stato io a disegnarlo così, sto sfruttando la simmetria dell'esercizio. Qua non lo sto sfruttando, qua non lo sto sfruttando. Solo quando io piazzo la sfera proprio sul centro della carica, sto sfruttando la simmetria e quindi so
o almeno lo trovo molto plausibile, tutto da verificare sperimentalmente, è plausibile che la freccia gialla e la freccia rossa siano parallele. Siano quindi parallele. Dov'è il gesso rosso? Il gesso rosso? Gesso rosso. Gesso rosso. E quindi ho che questi due, scritti così, hanno lo stesso verso. E quando vado a fare il prodotto scalare tra questi, ottengo questo, no? E il prodotto scalare si riduce a, vedete che i versori o UDR per UDR vale 1. Ma adesso cosa faccio? Tutti questi esce fuori dalla sommatoria, perché è il valore comune per tutti i punti sulla sfera. Perché? Perché ho motivo di credere che il modulo di queste frecce sarà uguale per tutti i punti sulla sfera. Perché il mio ragionamento è quello. Sto immaginando per simmetria, sono propenso a credere questo. Quindi, il modulo uguale, i versori sono sempre paralleli, quindi questa somma, a priori il campo elettrico varia da elemento di area a elemento di area, però io dico no, io ho motivo di credere che il valore comune, qual è il valore comune? È il valore comune del campo elettrico alla distanza r, e mi rimane indietro la sommatoria degli elementi di area. E questo cos'è? È l'area della superficie della sfera, che è 4 pi greco r quadro. Vedete? Non lo dirò più. Le due volte che lo dico, l'ho detto per la carica puntiforme e l'ho detto ora per la carica sferica, con simmetria sferica. Quindi questo passaggio qua invoca la simmetria, questa invoca la legge di fisica. Questo è fisica, questa è matematica, diciamo è simmetria. Quindi è un passaggio matematico. Passaggio matematico ispirato dalla simmetria. Ok? Va bene? A questo punto concludo. Dico che il campo elettrico, cioè la dipendenza del campo elettrico da distanza, è uguale a 1 su 4 pi greco epsilon 0 q fratto r quadro. Quindi è lo stesso valore, è la stessa espressione di Coulomb. Purtroppo ho sporcato il disegno, quindi tanto impiego un attimo di fatto. Ma per quale punti? Per un punto che è qua fuori con un raggio a una distanza maggiore del raggio della sfera. Quindi questa formula qua è nell'ipotesi che la distanza del punto sia maggiore di R maiuscolo. Non ho finito, perché adesso devo studiare i punti che sono dentro la sfera. Ok? Ma userò lo stesso ragionamento. Lo stesso ragionamento. Prima o poi mi deciderò di fare con i colleghi e fare lezioni con il PowerPoint. Però io continuo ancora da abbastanza giovane, sto invecchiando molto precocemente, che è meglio farle alla lavagna con gesso, perché le lezioni PowerPoint uno le vede, viene travolto, non vede le sottigliezze dei disegni e poi se le deve vedere a casa. Invece facendo i disegni o le formule alla lavagna è più plausibile che lo studente capisca. Se non capite, io mi semplifico la vita, arrivo qua col proiettore, mi siedo, un puntatore laser, si dimostra che passate, vogliamo far così, facciamo una votazione, chi vuole continuare col gesso e chi vuole continuare col PowerPoint? Mannaggia, quanta fatica, già sudatissimo. Allora, gesso rosso, ecco qua. Ah, che bella sfera. Questa è la sfera di raggio R, questa è la plastica. Adesso io voglio discutere un punto che è interno. Il campo elettrico in un punto che è interno. Quindi disegnate questa retta, ma continua a mancare, mannaggia. Questa retta che congiunge il centro e il punto matematico, perché quella retta è un asse di simmetria. Tutte le cariche che sono di qua c'ha un gemello, una carica che è di qua ha un gemello. Quindi il campo elettrico sarà così, questo campo elettrico, la risultata sarà così.
Questo, stesso discorso! Quindi concludiamo che il campo elettrico, per un punto dentro la sfera, con lo stesso ragionamento, sarà radiale. In questo punto, il campo elettrico avrà un certo valore. Non so quale sia, ma so che è in quella direzione, che va dal centro al punto, per simmetria. E anzi, vi chiedo, potete forse azzardare col principio di sovrapposizione qual è il campo elettrico in un punto che è proprio al centro? Cosa sarà? Questo punto qui, questa carica qua, creerà in questo punto un campo elettrico così. Ma un punto gemello creerà un campo così. Cancelleranno. Un punto qua creerà un campo elettrico così. Ma un punto gemello creerà un campo così. Si cancella. Qualsiasi il campo elettrico nel centro della sfera, dovete immaginare che sarà il vettore nullo. Perché? Perché per ogni contributo che viene da una carica qua, c'è un contributo in questo punto qua, che è perfettamente in direzione opposta, si compensano. Quindi la previsione è che il campo elettrico proprio al centro deve essere zero. Interessante questo fatto. Simmetria. Ok, simmetria. Deve essere chiaro che è così. Allora, tutti i punti che hanno la stessa distanza dal centro, qua il problema di disegnare due cerchi concentrici è più difficile. Ok. Questo è un altro punto che ha la stessa distanza, che ha la distanza R. In questo caso R è minore di R. R piccolo è minore di R grande. Adesso considerate tutti i punti che hanno la stessa distanza R piccolo del centro. Cosa concludete? Stesso discorso di prima. Siamo convinti che il campo elettrico in questo punto sarà radiale. Saranno radiali, perché? Per simmetria. C'è un bilanciamento di qualsiasi componente trasversa, viene compensata da una componente trasversa in direzione opposta. Perché? Perché c'è il gioco del gemellaggio. Ma ipotizzo che non ho nessun motivo di credere che il modulo qua sia diverso. Quindi disegno frecce che sono tutte dello stesso modulo. Corpo spino. D'altronde, una commento che convenga che io faccia, perché in fondo ne alludevo stamattina, una cosa che avevo convinto l'altro giorno. Io ho un altro motivo molto più valido, senza star là a invocare i ragionamenti di simmetria, per escludere che ci sia una dipendenza angolare, che questa freccia abbia un modo diverso da quello. Perché se ce l'avesse, il campo elettrico non sarebbe irrotazionale, ma stiamo facendo elettrostatica, no? Quindi nell'elettrostatica io so che la circuitazione deve essere zero, cioè il rotore deve essere nullo. Questo è elettrostatica. Quindi se questa freccia avesse una dipendenza angolare, sarà radiale, sì, abbiamo capito che è radiale per simmetria, ma se dipendesse dall'angolo non sarebbe più irrotazionale. Ma questo forse... A me piace il ragionamento di simmetria. Per quale motivo questa freccia dovrebbe avere un valore diverso? Lo trovo più carino, più elegante. Va bene. Cosa concludo? Applico Gauss e il flusso del campo elettrico attraverso la sfera di Gauss concentrica sul centro. Concentrica dove? Sul centro della carica rossa, ma di raggio R minore di R adesso, Questa era la sfera concentrica con R maggiore di R. Adesso questa sfera matematica e questa bianca ha un raggio più piccolo. Ma Gauss ci dice che questo è uguale a 1 su epsilon 0
per la carica interna. Interna a chi? Interna alla superficie bianca. E questa qua è uguale, questa, la, il lato sinistro, per il ragionamento, di, per il passaggio matematico ispirato alla simmetria, questo lato sinistro lo scrivo sempre così. Il valore comune moltiplicato la superficie della sfera bianca. Quindi dico, ok, la, il campo elettrico alla distanza R sarà uguale a 1 su 4 pi greco epsilon 0, la carica interna diviso R quadro. Sembra la stessa formula, ma c'è una novità. La carica interna non è Q, è una parte di Q. La Q è la carica totale. La carica che sta apparendo qui è solo questa parte della carica, che è una parte della carica. E quanta parte della carica è? Qual è la carica interna alla superficie? Allora, ispiratevi qua, no? La carica interna alla superficie di Gauss è uguale a ρ0 per il volume, questo è il volume della sfera. La carica totale della sfera era ρ per il volume della sfera rossa, che non è rossa qua, vabbè, ci capiamo, spero. Siete qualcuno che non capisce una mica, che non capisce niente. Io adesso sto guardando questa sfera bianca, quindi è la carica interna alla sfera bianca è rho 0 per il volume della sfera bianca, e questo è 4 terzi pi greco r piccolo cubo. È importante questo, lo mettete qui. Quindi continuo e prendo questa formula, quindi rho 0 4 terzi pi greco r al cubo, quindi questo qui è la carica interna, questa è la parte, qua c'è un 2 che manca, il guaio di questa lavagna è quando ci si avvicina troppo la mensola, poi ho il problema di scrivere, ah, si legge? Ok? E vedete subito che il pi greco, il 4 va via col 4, il pi greco va via col pi greco, a R2 qua giù va con via e rimane un 1 qua. Interessante questo. Quindi cosa avete? Avete ρ terzi R. E questa è l'espressione del campo elettrico per R minore di R. Va bene? Interessante questo fatto. Guardate come il campo elettrico in questo punto qui varia linearmente con la distanza. Invece il campo elettrico in un punto che è qua fuori varia come 1 su R quadro. All'interno della sfera il campo elettrico dipende linearmente dalla distanza, fuori dalla sfera il campo elettrico dipende 1 sulla distanza al quadrato. Quando R vale 0, il campo elettrico vale 0. Quindi il centro, il campo elettrico proprio al centro, vale 0. Quindi se io facessi un grafico di questa funzione qua, dove lo disegno? Se io faccio un grafico della dipendenza del campo elettrico dalla distanza, ho un grafico di questo aspetto. Questo chiamiamo R, è il raggio della sfera rossa, la sfera di plastica. Parte da zero, questo è funzione definita ovviamente per R nel semiasse dei numeri, dei numeri reali. Con lo zero incluso. Zero incluso, interessante. Quindi cresce linearmente fino ad arrivare a un certo valore. E poi decresce da qua con un andamento 1 su R quadro. Questo è un andamento proporzionale, qua è proporzionale. E questo valore comune cos'è? Convincetevi che questo valore comune, dove ovviamente la funzione, cioè che le due espressioni, questa qua e questa qua, equivalgono quando R piccolo uguale a R. Quindi questo è uguale
a 1 su 4 pi greco epsilon 0 q diviso r al quadrato, r maiuscolo. Quindi 1 su 4 pi greco epsilon 0 q diviso r quadro. Questo è questo punto qua. Ed è proprio questo il valore quando questo è uguale a r maiuscolo. Cioè convincetevi che se mettetevi qua r maiuscolo sarà uguale a questo. Come fate a convincervi? Beh, ricordatevi cos'è rho, no? Rho lo ottenete da qua. Quindi lo scrivo qui. E q diviso il volume, quindi è 3 quarti q diviso ok? Se prendete questo valore, lo scrivete qua, abbiamo il 3 che va via, giusto? Quindi abbiamo evitatemi non sbagliare, q diviso 4 pi greco r cubo r, d'accordo? È giusto? Eh sì, c'è l'epsilon, c'era qua. Dov'è l'epsilon? Mi sono dimenticato di metterlo. L'avevo dimenticato di metterlo? Ah sì, c'è l'epsilon che avevo, non avevo cancellato. Perché non mi avete corretto prima? Poi ho r cubo qua giù e r sopra, d'accordo? E quindi quando r piccolo è uguale a r grande, vedete che avrete la stessa forma, va bene? Molto importante questo, eh? Non tanto per applicazioni pratiche, ma perché esemplifica molto bene l'applicazione della legge di Gauss ed è una classica domanda d'orale. È una variante di questo per uno studente un pochettino più sveglio, e supponete che la densità di corrente, di carica, non fosse stata uniforme. Come sarebbe stato se la densità fosse stata, che so, un certo, magari una dipendenza lineare, invece di essere costante? Ovviamente il grafico non sarebbe questo, non vi pare? Questa è una retta per il fatto che è uniforme la carica. Certo che però, finita la carica, cioè arrivati al raggio della sfera rossa, l'andamento è quello di Coulomb. All'interno della sfera è lineare perché la carica è distribuita uniformemente. Come sarebbe il campo elettrico dentro la sfera se la carica non è distribuita in maniera uniforme? Fatelo, fatelo, vi sfido a farlo perché lo chiederò, specialmente a quelli che hanno le idee chiare. La versione che ho fatto in classe è la versione semplice. Siamo a 20-21, chi aspira a un voto un po' più alto deve essere in grado di padroneggiare una variazione del genere. Come sarebbe il campo elettrico qua in mezzo qualora la rho fosse dipendente in maniera non banale dalla posizione? Questa è la versione banale, va bene? Carino questo esercizio. Una curiosità, come sarebbe secondo voi se questa fosse stata una sfera? Se io vi dico, ragazzi, se prendete un pezzo di metallo, un buon conduttore, e ci mettete sopra della carica, non va all'interno, rimane in superficie. Ok? Allora prendiamo una sfera di rame, prendete questa come un'ipotesi di lavoro, la carica va in superficie e questa è una sfera di rame, quindi la carica è qua, la carica è solo in superficie, la disegno come in grassetto. Quindi qua la carica qua dentro, la rho qua dentro è zero, tutta la carica è qui, carica in superficie. Com'è il grafico del campo elettrico in funzione della distanza dal centro? Com'è il grafico? Questo chiamiamolo il raggio della sfera. Allora, il campo elettrico è zero dentro e poi, ok? Quindi c'è una, sembrerebbe esserci una discontinuità. Perché è zero dentro? Perché non c'è carica,
Cioè, se voi prendete questo punto qui e fate tutti i bei ragionamenti di Gauss, questo, per tutti i punti che sono equidistanti dall'origine, e qual è il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie S, questa sfera qua, sfera bianca qua? Perché è zero? Perché non c'è una carica interna, no? Quindi il campo elettrico è zero. Per qualsiasi sfera che voi disegnate qua, non racchiude mai niente, e quindi concludete che il campo elettrico è zero. Campo elettrico è zero, zero, zero. Poi arriverà un valore alla superficie e fuori dalla superficie cala in maniera coulombiana. Questo è storicamente importante, questi tipi di ragionamenti, perché negli anni, fine anni 50, scoprirono che il protone aveva un diametro. Come? Mandandoci una sonda addosso. E deve essere, spero che sia chiaro, che se io ho un elettrone, qua c'è un centro di carica, la disegno qua. Finché sono lontano, un altro protone, un elettrone, sentirà la legge di Coulomb. Io quando sono qua fuori, ho esattamente la stessa campo elettrico, quindi la stessa forza, che sentirei se tutta la carica fosse concentrata al centro. Io non so, io finché sono qua non so distinguere se essere in presenza di una carica puntiforme o una sfera di raggio R. Non so distinguere, io vedo il comportamento coulombiano, 1 su R quadro. Il comportamento del coulombiano è così, no? Qua io vedo ancora il comportamento coulombiano, quello di un punto. Qua vedo ancora il comportamento di una carica puntiforme. Quando è che mi accorgo che sono di fronte a una carica che non è puntiforme? Mi devo avvicinare abbastanza. E si sono accorti che mandando sonde con un'energia sufficientemente elevata, a un certo momento il comportamento della sonda non era quella che avrebbe avuto se fosse stata in presenza di una carica puntiforme. Come siete qua? Quando voi siete qui, la forza che la sonda sente non è questa, ma è un valore molto più basso. Quando siete qui non è questa, ma è molto più basso. Quindi deducete da deviazioni del comportamento della sonda dal modello puntiforme che non è un punto, che ha dimensioni. Quindi il protone si comporta non come un punto, ma come una sfera, che può essere quindi penetrata, e una volta che è penetrato il comportamento della sonda è completamente diversa da come sarebbe se il centro di forza fosse un punto. La cosa interessante è che l'elettrone a tutt'oggi si comporta come un punto. Noi non siamo ancora riusciti, uso il plurale, tanti anni fa ero un fisico di alta energia, adesso non lo faccio più, faccio un'attività di spin-off, cioè faccio gli effetti delle radiazioni sull'elettronica. Quale elettronica? Quella usata nelle sale sperimentali dove si fanno gli esperimenti con le particelle. Ma tanti anni fa io di formazione sono fisico particolare, quindi l'uso siamo. Non siamo ancora riusciti a misurare il diametro dell'elettrone. Cioè, nonostante tentativi di avvicinarsi sempre di più nella speranza di vedere una deviazione dal comportamento puntiforme, continuiamo a vedere il comportamento puntiforme. Non siamo ancora riusciti ad avvicinarsi a qualcosa che può essere considerato il suo diametro. Okay? Quindi il protone, l'elettrone si comporta come un punto, e anche i quark si comportano come punti. Non vediamo ancora una struttura, si comporta come punti. Che senso? Sono punti? No, è che quando voi mandate una sonda, il comportamento della sonda sta su una curva che è quella prevista da qualcosa che fosse sia un punto. Ma dire che è un punto, no, non ci siamo avvicinati abbastanza per vedere una discrepanza, ok? Quindi questo è un po' una metafora della fisica dell'alta energia. Qua fuori, per voi, se voi coprite con un panno nero questo, non sapete se là sotto c'è una palla o un punto. Va bene, direi mi fermo. Sono qua altri 5 minuti per eventuali domande, visto che mancano 7 minuti alla fine dell'ora.